Grazie, dottore, se ne può andare. Datemi lo specchio. Allora, che vi pare? Ma cosa vuoi che ti dica, papà? Che ti dica, papà? Come sto? Pari un altro. Grazie, su questo non ci piove. Il naso che non mi piace. No, il naso è buono. E forse ci manca qualcosa. Papà, è il tempo che ti abitui. Sei ancora tutto gonfio, facciamo passare qualche giorno. Comunque, andate in paese a comprare le mele verdi che ieri ve le siete scordate. Io te fessaste con queste mele verdi, ah! Scecco! La mela verde è la mela immacolata che non è corrotta dal veleno del serpente. Ancora questo serpente. La mela verde è un pomo purificatore. Capisti? Forza, andate. Vai, Bastianuzzo, vai. Ho detto andate. Cammina a cotto frate. Andiamo, ninni. A me papà mi fa impressione così. Che vuoi dire? Che è strano. Non è più lui. Bastiano, non ci poteva restare con quella faccia e tu lo sai. Ci permetti che mi dà fastidio chiamarlo papà che c'ha la faccia di un altro? Esagerato, sei sempre esagerato. Ma poi basta pensare che con questo intervento si è risolto tutto, no? Speriamo. Ma non c'era un vecchio prima? Sì, è mio padre, solo che siccome sta poco bene, quindi ci sto io qua adesso. Deve aver avuto tardi tuo papà, vero? A te che te ne fotte quando che l'ha avuta? Signorina, per favore, non darsi. Sì, sono l'ultima di 6 figli. Ecco. Sei signorina. E perché ci stai tu qui e non ci stanno i tuoi fratelli? Perché i miei fratelli sono nei campi a lavorare, quindi qua ci sto io. Ma Stianuccio, dobbiamo fare ancora conversazione. Signorina, per favore, ne dasse mezzo chilo di mele verde, grazie. Ci sono mele rosse. No, allora niente, la stessa storia. Vanno benissimo. Ma che vanno benissimo? Ma poi ci parlo tu con papà. Sì. Quanto te ne faccio? 2 chili. Mezzo chilo, mezzo chilo. Mezzo chilo? Sì. Oh, Sebastiano. Sebastiano, hai visto? Guarda, Sebastiano. Sebastiano, hai visto? Come quello che ha papà. Oh. E vabbè, va. Ecco a lei. Arrivederci. Arrivederci. Si è cagato addosso quando mi ha visto arrivare con la sua pistola davanti. A chi ave tuo frate? Non ridi? A chi ave? A niente, è innamorato, Innamorato, sempre esagerato, sì. E chi è? Noemi, la fruttivendola. Ah, Noemi. Una femmina fruttivendola? Mm? Bastianazzo, guardami negli occhi. Le donne sono come le mele. Per capire come sono, le devi spaccare nel mezzo. Vabbè, va. Ho capito. Dove vai? Vieni qua. È sensibile, eh? Sì, sì, sensibile, come quella tappinata di sua madre. E c'aveva pure i capelli ricci. È sempre mele rosse comprate, camorria! Ciao. Ciao. Anche tu qui? Eh sì. Lo sai che mi hai sorpreso un sacco l'altro giorno?
Sei riuscita a venderci delle mele rosse che noi non abbiamo comprate mai in tutta la nostra vita. Vabbè, non è che ci vuole molto. Certo, una fruttivendola femmina. Che non ne hai viste mai? No, oh, per carità. Però... E tu che cosa fai nella vita? Io niente. Cioè, mi mantiene mio papà. E tuo papà che cosa fa? Lavora da casa. Col computer? No, ha un sacco di gente che lavora per lui a distanza. Ma tu abiti qui vicino? Quella casa rossa che c'è là dietro è casa mia. Ah, quella. E tu? Io proprio qua, qua dietro sto. E allora siamo vicini di casa. Mm-hmm. Sta ancora male tuo padre? Devi andare al lavoro domani? Mi tocca. Ti tocca? Posso anch'io. Che mi dice di tuo frate? Quello ormai è diventato pappa e ciccia con la fruttivendola. E questo lo avevamo capito. E ora un ne? È andato a prendere il pizzo dalla ferramenta. Ma che sei cretino? E lo mandi da solo? Ma che ci devo fare? Sembra da badante. Ma quello si fa prendere a legnate, ma com'è possibile? Dove vai? Seppi! Seppi! Seppi, ma che fai, non ci sei? C'è la fruttivendola, papà. E perché stai facendo così che falla entrare, no? Ma come falla entrare? Ma se dici che nessuno ti può vedere? Ma allora tutto sto schifo della segretezza, che non puoi uscire di casa, che se ti riconoscono ti attaccano. Ma allora perché le abbiamo fatte tutti questi sacrifici? Oh, calma. Io devo fare una prova. Allora che mi fici a fare l'intervento? Muto, ascoltami. Tu ora ti metti dietro la porta e la fai entrare. E quando entra, mi raccomando, stai attento. Se succede qualcosa, sai quello che deve fare. Hai capito? E va bene, come vuoi tu. Ma aspetta un attimo. Ma almeno spegni la luce, ma quant'è cretino. Buonasera.
stavo cercando Sebby. Lei è il papà di Sebby? Proprio così. Ma io l'ho visto da qualche parte. Io lo sapevo. L'ho visto in televisione? Maledetti telegiornali. Ma lei è quello della pubblicità delle mele? Sì, sono io, in persona. Cervetta Mary Moi, scusa moi, Crème Suzette, la tua Eiffel et toi, scusa moi, les Champs-Élysées, la baguette française, sur les ponts la nuit et matin, oui, l'amour est en marche. Je suis la vie en boulevard, scusa moi, on va la saper, bien perdu, scusa moi, les Champs-Élysées, la baguette française. Oui, l'amour est en marche. Sur la plage avec ta mère et moi, excusez-moi. Crème Suzette, la tour Eiffel et toi, excusez-moi. Les Champs-Élysées, la baguette française. Sur les ponts la nuit et le matin, oui, l'amour est en marche. Je suis la vie en boulevard, excusez-moi. On va la saper, bien perdu, excusez-moi. Les Champs-Élysées, la baguette française.